Firenze di Ferrara da sabato 3 febbraio c'è la collezione Cavallini Sgarbi da Nicolò Dell'Arca e Gaetano Proviati, tesori d'arte per Ferrara. Ideata e promossa dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi in collaborazione con la Fondazione Cavallini Sgarbi e il Comune di Ferrara, sotto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Emilia-Romagna, la mostra racconta nel luogo più significativo della città la storia della straordinaria impresa culturale di una famiglia ferrarese che ha dedicato ogni propria energia all'arte. Storia che inizia nel 1976, data in cui Vittorio Sgarbi comincia ad acquisire migliaia di titoli di trattati, guide e storie locali, cuore di una biblioteca artistica che lo porta però ben presto a capire, dopo un incontro con il collezionista Mario Lanfranchi, che raccogliere quadri possa essere più divertente e importante che possedere libri rari, e ad abbandonare il dogma universitario secondo il quale le opere d'arte siano beni spiritualmente universali, ma materialmente indisponibili. E con l'incontro nel 1984 col San Domenico di Nicolò Dell'Arca, che qui apre la mostra, Sgarbi decide che la sua collezione sarà caratterizzata non dalla ricerca di opere conosciute, ma dall'acquisto di lavori la cui esistenza non era nota. Come dice lui stesso, la caccia ai quadri non ha regole, è imprevedibile. Non si trova quello che si cerca, ma si cerca quello che si trova. 130 sono le opere esposte tra dipinti e sculture dall'inizio del 400 al 900, una vera e propria sintesi dell'arte italiana. Troviamo opere di artisti attivi a Ferrara come Antonio Cicognara, con la Madonna del Latte tra Sant'Agnese e Santa Caterina d'Alessandria, o più specificatamente della scuola ferrarese del XVII secolo, come Carlo Bononi, di cui è esposta la Sibilla, fino a ferraresi di epoca più moderna, come Gaetano Proviati con il suo Cristo Crocifisso. A loro si affiancano opere di autori rari, come tra gli altri Antonio Leonelli da Crevalcore con la sua Sacra Famiglia con San Giovanni Battista e Johannes Hispanus con la Madonna con il Bambino e Santa Caterina d'Alessandria. Notevole poi la presenza di capolavori riconosciuti del Seicento, come la Cleopatra di Artemisia Gentileschi e il ritratto del legale Francesco Righetti del Guercino, rientrato a casa nel 2004 dopo essere stato esposto per anni al Kimball Art Museum di Fort Worth in Texas. Opera questa al vertice della straordinaria galleria di ritratti che rappresenta lo sviluppo del genere dall'inizio del Cinquecento alla fine dell'Ottocento. La mostra sigilla una storia di famiglia che è la continuazione del mio divertimento che ha caratterizzato la mia intera vita, scegliendo di fare lo storico dell'arte con un grande maestro che era Francesco Arcangeli, si appassiona di un mondo di bellezza che sembra inattingibile. In qualche modo da lì parte, così come dalla collezione di Luigi Magnani, uno storico collezionista, uno spirito di cui anch'io sono estremo interprete, avendo speso tutto quello che potevo spendere e quello che non potevo spendere, una volta davanti ad opere che mi sembrassero degne di essere salvate o abbracciate o come nella conquista di una donna, come desiderio che devi consumare, quindi qualcosa che ha a che fare con un piacere erotico e un piacere intellettuale, che è anche il più alto piacere erotico. E mentre l'erotismo finisce, le opere d'arte rimangono anche oltre la nostra vita e quindi testimoniano una ricerca, una passione, un desiderio che si concreta non in corpi reali di esseri viventi, ma in corpi spirituali di opere d'arte che sono anime viventi davanti a noi. La collezione Cavallini Sgarbi rimarrà al Castello Estense di Ferrara fino al 3 giugno 2018.